eccoci qui con il nostro Daniele De Carolis. Lui si gioca in casa, sì. Grazie mille, veramente, siete stati calorosi voi, iper professionali. Mi avete veramente trasmesso oggi, ho sentito proprio ieri, c'era, ma oggi proprio era un ambiente così familiare. Sono stato per isolamento praticamente un'ora, mi sono assentato mentalmente. Io l'ho visto là, là in fondo che si è allenato. Mi sono isolato, però grazie a Dio questa qua mi ha aiutato, questa meditazione mi è servita. Oggi è una super giornata per te, tra stamattina e oggi. Praticamente sono stato promosso all'esame 25 nel diritto amministrativo. Wow, per completare il ciclo mancherebbe una vittoria. Sono partito da stamattina con l'esame fino adesso alla fine. È una giornata di esami. Giornata di esami per te. Ma complimenti doppi. Complimenti per l'esame e complimenti anche per questa strepitosa esibizione. Hai dato spettacolo, complimenti. È lo spettacolo che io ti avevo detto, c'era una scommessa il bacetto sulla bottiglia. Ci sono stati due baci in due bottiglie diverse. Uno era per la Charlie, l'altro per chi è? Un amore mio che non si può dire il nome, però vabbè. Lo devi svelare. Attenzione, momento love. Quindi anche allora siete umani, non siete bionici. Sì, anzi, soprattutto i sentimenti fanno tanto, ti caricano e ti trasmettono anche quella carica in più che ti serve per dare quello spettacolo. Ma senti un po', in quegli attimi prima cosa si pensa? In quest'oretta non ho pensato nulla. Sullo stage scarichi tutta la tensione che magari accumuli nel back, quindi nel tempo magari che vai a impiegare nella preparazione, nella sistemazione delle bottiglie. Quando arrivi là sopra non ci credi neanche tu, dici ma chi me l'ha fatto fare? Ma tu sei bravo. Dopo i 20 secondi praticamente rilasci tutta l'adrenalina e dici ok, sono qua sopra, devo farmi vedere, devo riuscire a trasmettere quello che è dentro di me, quindi mi viene facile. E ci sei riuscito alla grande. Vieni voti, ma tra l'altro cosa ti lascia un'esibizione nel momento successivo? Appena finisci l'ultimo step, ecco, qui vediamo gli altri ragazzi che ancora ti seguono perché hanno vissuto insieme a noi questa adrenalina, hai trasmesso a tutti un po' la tua energia. Il mio scopo è questo, quello di riuscire non tanto a far vedere quanto magari possa essere bravo, tra virgolette, ma più che altro quello che ho dentro e quello che voglio riuscire a trasmettere, proprio la passione, il focus di un obiettivo che l'avevo lasciato un po' andare, però piano piano con questa gara mi è tornato in una volta. Sono stati 3 giorni praticamente dove mi è tornato tutti i vecchi tempi. Sì, perché lui in realtà non voleva neanche partecipare, capito? Io mi alleno da 2 anni. Ma è pazzesco, perché abbiamo visto un'esibizione che sembra un po' una preparazione di mesi, un po'. Lo faccio da 10 anni, però ho avuto 2 anni da quando mi sono iscritto all'università che non mi alleno per le gare. Siccome essendo socio della scuola Club Barman dello Stretto, essendo che è una cosa che ho veramente dentro, non potevo rimanere qui all'Octopus al bancone a vedere gareggiare nel locale e nella città dove io veramente vivo. Città madre è quella che io amo di più. Ho girato tantissimo, ma Messina rimane nel cuore, veramente la mia città. Ma senti un po', Daniele, se dovessi giudicare la tua esibizione, un voto da 1 a 10, che voto daresti? La rivorrei vedere domani. Ma tu l'hai vissuta. Però secondo me sono sempre molto basso, però sono soddisfatto al 100% di quello che ho fatto oggi. Per noi è un 10. Per noi è un 10 e la Charlie. È possibile invitarlo, Claudio? Sì. Volevo ringraziare anche Claudio che è lui. Ma vieni qui con noi, Claudio. Allora, Claudio, no, siedi qui con noi. E lui è impegnatissimo, è operato di lavoro. Ragazzi, che bello. Spero abbiate visto la competizione di Daniele, veramente che bello. Sicuramente farà un gran risultato. Mi fa uscire dentro il meglio, mi bastona tutti i giorni, però arrivano tutti, tutto lo staff. Trovate l'intruso. Ma tu non sei un intruso, tu sei il protagonista dell'altra categoria e hai dato spettacolo, e ti aspettavamo qui nel nostro salotto proprio per raccontare la tua esperienza, quindi non andare via, mentre il nostro Claudio è impegnatissimo con gli altri ragazzi. Ecco, che volevo dire, l'ultima, magari non vi tolgo tanto tempo, è che si crea, ecco, una famiglia, siamo amici, siamo colleghi, ma quello che ci lega poi alla fine, perché passiamo tante ore insieme, tante ore di allenamento, di sacrificio, di dedizione, di obiettivi,
poi si creano, diventano veramente fraterni, l'aiutarci insieme, lo scambiarci ecco, opinioni, criteri, obiettivi, anche soggettivi, anche dici guarda questo mi piace, questo non, lo puoi migliorare, quindi anche questo scambio ci lega e veramente ci lega come una famiglia, ecco, è veramente. Voi lo sapete, questa è una radio, Radio Zenith, questo è un contesto di un salottino dedicato perché è una trasmissione che conduciamo io e Charlie. Allora, parlando di radio, torniamo un po' alla musica. Quanto è importante la musica in questa esibizione? Tantissimo. Io sono la prova che questa qua era una musica che avevo da comunque sia anni. Quella di ieri l'avevo montata 2 giorni prima della gara, cosa che non si fa, consiglio, si deve preparare prima, devi entrare in sintonia, però era una musica che comunque sia già l'ascoltavo, quindi mi ha aiutato tantissimo per gareggiare. Ok, allora ti ringraziamo, complimenti ancora, perché c'è un'esibizione e noi dobbiamo indagare sulle altre esibizioni, quindi ritorniamo tra un po'. Ciao! Vi ringrazio, grazie. Grazie.